Ciao ragazzi, sono Karnan, benvenuti su Exec Official per questo nuovo video. Torniamo a parlare di hardware, lo facciamo con un paio di cuffie di casa Corsair, ovvero le Void versione stereo. Intanto fatemi introdurre un attimo questa nuova gamma di headset che ha tirato fuori Corsair. Infatti esistono più modelli delle Void, oltre a queste che andremo a vedere oggi, e ripeto, sono la versione stereo. Esistono le USB 7.1 Dolby e la versione wireless. Inoltre, sempre queste sono cross platform, quindi consolari che state seguendo la review, a me non mollatela per nessuna ragione al mondo. Infatti dalle cuffie esce un unico cavo che può essere collegato direttamente al joypad della vostra PlayStation 4 o Xbox, motivo per il quale trovate all'interno della confezione, come state vedendo dall'unboxing, anche uno sdoppiatore che invece consente il collegamento delle cuffie al PC, che vi dà in uscita, in sostanza ragazzi, un jack 3.5 per il microfono, l'altro per le cuffie. Fantastico. Arriviamo alle cuffie vere e proprie in sé, come rispondono dal punto di vista dell'ergonomia e della qualità audio. Beh, vi faccio una confessione. La prima volta che l'ho presa in mano, insomma, che le ho estratte dalla scatola, mi hanno dato una sensazione di solidità e robustezza che da tempo non ritrovavo in un paio di cuffie da gaming. Forse anche perché non sono costituite interamente da materiali plastici, ma ci sono delle parti anche in metallo. Non so se ci fate caso, ma i ganci, se così si possono chiamare, che collegano i padiglioni all'archetto, non sono in plastica, ma sono in metallo. Così come anche all'interno dell'archetto è presente una lamina in metallo. Quindi devo dire, sono estremamente robuste. I cuscinetti sono rivestiti di microfibra e sono in memory foam. Parlando della microfibra, ragazzi, non mi soffermerei troppo sull'argomento, perché ci saranno sicuramente i fan del semipelle e quelli della microfibra, quindi è un discorso più che altro soggettivo. Quel che vi posso dire è che, per quanto mi riguarda, l'ho trovate stra confortevoli anche da quel punto di vista. Questa solidità, questa robustezza, la paghiamo poi in termini di peso una volta indossate? No, non perché siano effettivamente poi così leggere. Se andiamo a vedere i grammi, quantitativamente parlando, non sono poi così leggere, però evidentemente scaricano molto bene il peso in modo uniforme sulla nostra testa, ed è questo poi quello che conta per determinare, ragazzi, se quella cuffia da gaming è comoda o meno una volta indossata. Quindi assolutamente GG a Corsair parlando di comfort. E stessa cosa dobbiamo dire anche per quanto riguarda la qualità audio, ragazzi, perché i driver in neodimio da 50 mm che integrano queste cuffie spingono alla grande, soprattutto alle basse frequenze. Infatti è una cosa che si nota subito una volta veramente avviato il gioco, ragazzi. Se state alla ricerca di un paio di cuffie che spingono molto per quanto riguarda i bassi, beh, le Void sono le vostre cuffie. Tanto vi ho già spiegato come la penso, per quello che è la mia esperienza. Esistono due categorie di cuffie da gaming: quelle che spingono molto alle basse frequenze e quelle invece che più privilegiano gli alti. Comunque sia, ripeto, il risultato è buonissimo. Io purtroppo le ho testate, ma non come avrei voluto, perché ragazzi, un mese e mezzo che sto con la chiavetta non si riesce a giocare, ragazzi, per lungo tempo, insomma, senza una connessione adeguata. È veramente straziante, però le ho provate quel tanto che basta per dirvi che appunto sono molto immersive e la qualità audio è veramente buona. Il microfono è un microfono a condensatore unidirezionale, non può essere staccato dalla cuffia come state vedendo in questo istante, ma può ruotare tranquillamente indietro, tornando in posizione, diciamo, all'altezza, a livello dell'archetto. Ho registrato un piccolo test che vi faccio sentire in questo istante. Ciao ragazzi, sono Karnan, benvenuti su Exec Official, e questa qui è la qualità del microfono delle Void. Direi nulla da eccepire anche sotto questo aspetto, perfettamente in linea con tutto il resto. Non farete di certo fatica a farvi capire dai vostri compagni sia su Skype o Teamspeak. Altra chicca: sul padiglione sinistro abbiamo sia il controllo del volume di Windows, quindi liberamente potremmo regolarlo da lì senza dover altabbare o aprire menu strani, e poi abbiamo anche un tasto per l'attivazione e disattivazione del microfono, quindi una chicca ulteriore che sicuramente molti di voi apprezzeranno. Ragazzi, che dire, le Corsair Void versione stereo sono un paio di cuffie veramente da non sottovalutare, specie se, come già detto, siete già muniti di una buona scheda audio dedicata e quindi avete bisogno di un paio di cuffie con jack 3.5. Il prezzo si aggira intorno alle 85 euro, poi ovviamente dipende dallo store, ma a mio avviso valgono tutta e per tutta questa cifra. Anzi, se siete interessati all'acquisto o volete semplicemente ulteriori informazioni, vi invito a passare nella mail che trovate in descrizione. Io ringrazio Corsair per avermi fornito il sample e, come sempre, invece a voi vi invito a seguirci per un altro di questi video.